Pace bene, ben trovati. Oggi, il 23 febbraio, ricordiamo il beato Vincenzo Felicioschi. Ascoltiamo la sua storia. Vincenzo Felicioschi nasce il 22 gennaio del 1913 a Chełmża, nel nord della Polonia. Da ragazzo serviva la messa come chierichetto, fu uno scout e partecipava alle attività del sodalizio mariano. A 18 anni entrò nel seminario maggiore della diocesi di Chełmno e, ordinato sacerdote il 4 marzo del 1937, divenne subito il segretario del vescovo. Il 1 luglio del 1938 venne inviato come vicario nella parrocchia dell'Ascensione a Torù, dove ogni giorno testimoniava con la vita il suo donarsi a Dio e agli uomini, che serviva con grande umiltà. Grazie alla sua bontà, mitezza e pazienza, convertì molti a Cristo, anche durante le tragiche circostanze della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 1939 la Polonia venne invasa dai tedeschi e padre Vincenzo, insieme ad altri sacerdoti, venne arrestato e 10 giorni dopo chiuso nelle carceri della città. Rilasciato, venne arrestato ancora e da quel momento incominciarono per lui una serie di spostamenti da un carcere ad un altro, nei quali veniva sottoposto a lavori manuali. Durante questi spostamenti non si scoraggiava e non perdeva occasione per farsi conoscere agli altri detenuti per il suo spirito carico d'amore verso gli uomini e verso Dio. Clandestinamente riusciva a recuperare qualche ostia e del vino e riunire le persone. Celebrò la Santa Messa del Giovedì Santo del 1940. L'ultimo campo in cui venne trasferito insieme ad altri compagni fu Dachau. Qui si rifiutò di rinnegare la nazionalità polacca, subendo una crudele rappresaglia. Ricoverato nell'ospedale, assistette gli ammalati e i moribondi. Nel 1944, nel campo, scoppiò un'epidemia di tifo petecchiale. Don Vincenzo non si preoccupò di un possibile contagio e aiutò gli ammalati lasciati in condizioni disumane. Contagiato, si ammalò anche di polmonite. Morì il 23 febbraio del 1945, a soli 32 anni e a pochi giorni dalla liberazione. Non si sa che fine fece il suo corpo, o venne bruciato nel forno crematorio o sepolto in una fossa comune. Il 7 giugno del 1999, durante il suo 7° viaggio apostolico in Polonia a Torù, Papa Giovanni Paolo II lo beatificò. Il Beato Vincenzo è una delle tante figure di santità che vi stiamo proponendo, che ha vissuto all'interno della tragedia della Shoah nei campi di concentramento. Ecco, lui tante volte è stato imprigionato fino poi ad arrivare al celebre campo di Dachau, dove troverà la morte. Tante volte viene fatta questa domanda: ma dov'era Dio nei campi di concentramento? Ebbene, tramite queste tantissime figure che vi stiamo proponendo, la risposta è un po' questa. Dio c'era nella sua santità e nella santità di coloro che hanno deciso di non abbandonare la fede e i fratelli, portando un po' di luce all'interno di queste grandi prigioni dove l'umanità ha forse toccato il suo apice più brutto. Quindi non disperiamo quando ci troviamo in dei contesti brutti che ci mettono in pericolo e che ci fanno soffrire, e ricordiamoci che forse siamo proprio noi chiamati in quel contesto a dover portare un po' di luce, un po' di speranza e un po' di consolazione. E quindi preghiamo, Beato Vincenzo, prega per noi.